realizzare questo scaldacollo io ho lavorato con i ferri del numero 8 e ho unito due filati che sono il pescatore e il fascinator. Se ricordate, io questi due filati li ho già lavorati insieme all'uncinetto per fare il pull pubblicato qualche giorno fa. Siccome del pescatore mi era rimasto del filato, ho deciso di utilizzarlo lavorandolo ai ferri, però unendolo non al fascinator colore nero ma al fascinator color oro. E guardate che meraviglia! Vi dico già che mi è servito solamente un gomitolo iniziato di questo pescatore e comunque un gomitolo iniziato anche del fascinator, quindi se lo dovete comprare un gomitolo per ogni filato basta, in modo tale da avere questo scaldacollo. Se voi dovete usare tutto il gomitolo del pescatore, vi dico che vi verrà più lunga, quindi magari potreste fare quegli scaldacolli lunghi che possono essere ripiegati su se stessi, quindi facendo a incrocio, oppure creare una bella sciarpa, quindi non andarla a chiudere ma fare appunto una sciarpa. La lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Vi posso assicurare che per me, che non sono amante dei ferri, lavorare questo punto è stato veramente molto divertente. Guardate poi infatti la lavorazione come viene bella, è veramente sfiziosa. E quindi, dicevo, questi sono i filati a disposizione. Come vi ho detto, io ho lavorato il dorato, che potete unirlo, va benissimo sia con il bianco che con il panna, ma anche con il nero, oppure se avete se volete con il pescatore, scusatemi, con il fascinator nero, lo potete unire o al grigio o fare tono su tono, quindi col nero, oppure usarlo con il panna o col bianco come ho fatto io per il pull lavorato però all'uncinetto, però questa volta ai ferri. Detto ciò, allora, un'altra cosa, possiamo iniziare quindi a parlare della nostra lavorazione. Allora, io qui vi farò vedere un piccolo campione proprio perché io l'ho già lavorato. Allora, vi dico che nella mia lavorazione io sono andata a montare 40 maglie per avere un'altezza di circa 25 centimetri e ho lavorato per un totale, lavorando sempre due giri, di 58 centimetri. Per me come scaldacollo va più che bene. Qui invece nel campione vi ho montato qualche maglia in meno. Un'altra cosa che ci tengo a dire, la lavorazione che ho detto andare a fare non è importante che sia numero pari, numero dispari, assolutamente no, quindi non vi preoccupate, potete fare aumentare di 2 maglie, 3 maglie, 4 maglie, a seconda di quanto volete alto, quindi il vostro rettangolo. Quindi io vi ripeto, ho montato 40 maglie per avere 25 centimetri di altezza. Quindi andiamo a lavorare appunto il nostro primo giro, che è semplicissimo, e andiamo a lavorare la prima maglia a diritto, la seconda maglia a rovescio e si ricomincia. Quindi una maglia a diritto, mi raccomando prendete tutti e due i fili, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio e si continua a lavorare così per tutto il giro. Io ve lo faccio vedere perché appunto sono poche maglie, quindi una maglia a diritto, una maglia a rovescio. Ops, vedete, qui non avevo preso entrambi i fili, una maglia a diritto e io termino con la maglia a rovescio. Però ripeto, non fa niente se terminate con la maglia a diritto, non è importante che sia numero pari o numero dispari. Fatto il primo giro, giriamo i ferri, andiamo a fare il secondo e dobbiamo andare a fare tutte le maglie a diritto. Come sapete, io la prima preferisco non lavorarla, prima l'ho lavorata perché era il primo giro, e quindi vado a fare tutte le maglie a diritto. Quindi veramente due giri semplicissimi. Continuo a lavorare tutte le maglie a diritto. E abbiamo finito così anche il secondo giro. Ci giriamo e di nuovo vi ripeto che io la prima maglia preferisco non lavorarla, quindi non lavoro il filo, però mi dovevo ricordare che io nel primo giro ho fatto maglia a diritto e maglia a rovescio, quindi inizio a lavorare con, non lavorando la prima maglia, vado a lavorare poi la seconda a rovescio e poi normalmente maglia a diritto,
maglia al rovescio. Quindi, come vi ho detto, sono due giri semplicissimi, quindi è un punto che va bene anche per le inesperte, e abbiamo visto dalla lavorazione finale quanto è simpatico questo punto. Se non delle coste, delle finte coste inglesi, mi sembra che si chiami questo punto, non ne sono sicura, ripeto, non sono bravissima ai ferri, non sono molto brava a riconoscere i vari punti, ma sto cercando di riprenderli e di appunto sperimentare insieme a voi. E quindi, finito di nuovo il primo giro, si ripassa al secondo facendo di nuovo giri a diritto. Questa è la lavorazione che viene fuori. Una volta terminato il rettangolo, va poi cucito. Allora, ho terminato il mio rettangolo, che vi ricordo che di altezza era 25 centimetri. Ho lavorato per un totale di 58 centimetri e per me va più che bene. Adesso vado a piegare facendo combaciare i lati più corti, ecco, vedete, e andrò a cucire lateralmente per creare appunto il mio scaldacollo tondo. Una volta cucito, lo scaldacollo sarà pronto. Guardate quanto è carino.